Buonasera, buonasera e bentornato al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, direttore. Grazie molte a lei. Allora, ho titolato Zaia guerriero del Veneto perché l'immagine è quella di un combattente sul campo di battaglia con la bandiera in mano, sforacchiata dai proiettili, che tenta di difendersi dal nemico. È un'immagine calzante questa, in questo momento, in questa fase molto difficile? Ma guardi, se l'ottica è quella pacifista, e sono stato anche obiettore di coscienza, va bene, l'immagine è sicuramente quella di un periodo duro, direttore. Voi lo state raccontando in maniera assolutamente corretta e coerente. Quella di una pandemia, pensi solo che molti cittadini nella storia hanno vissuto le guerre e non hanno vissuto la pandemia. Noi invece siamo in un contesto nel quale storicamente a noi tocca una pandemia fra l'altro che è la più grande della storia. Basti pensare alla situazione dell'Europa in questo momento, del mondo in questo momento. Sono morte quasi 2 milioni di persone a causa di un virus, non di un bombardamento o, che so, di una catastrofe, di un virus. Cioè, mai un governatore viene addestrato, un amministratore viene addestrato, un giornalista viene addestrato o dei clinici vengono addestrati per una situazione come questa. Adesso diciamolo, anche per i virologi è una situazione, diciamo, di meramente letteraria, di letteratura scientifica, di libri, ma di certo non di addestramento sul campo. Non è che i virologi si siano formati in presenza di una pandemia. L'attuale generazione di virologi ha avuto, diciamo, dal punto di vista professionale, l'opportunità di vivere una pandemia sul serio. Ma questo non è accaduto a decine di generazioni di virologi. Presidente, allora oggi e domani siamo in arancione per DPCM, da lunedì scatta la fascia arancione fino al 15 gennaio, decisa dal Ministro Speranza. Lei ha detto ci rimettiamo alla scienza. Qualcuno l'ha interpretata questa frase come una resa allo Stato centrale. Ma no, guardi, cioè, magari il tema fosse politico, il tema è meramente sanitario. Noi governatori abbiamo avuto un incontro, guardi, domenica scorsa, quindi una settimana fa, è stato un incontro con il governo alle 9 di sera, è durato fino a mezzanotte e mezza, l'una, adesso non ricordo esattamente l'orario, e devo dire che ci è stato comunicato che c'è questo pericolo di terza ondata. Una terza ondata che peraltro c'è con 2 settimane di anticipo, o meglio, noi siamo 2 settimane in ritardo rispetto ad altri paesi europei. Si pensi alla Germania che ha 1000 morti al giorno ed è una Germania che sta facendo restrizioni ormai da 2 mesi, ha annunciato un lockdown, non una zona arancione, un lockdown, quello che noi abbiamo vissuto a marzo, fino a febbraio. E così la Gran Bretagna che ha 58.000 contagiati al giorno, che ha il virus inglese, che è quello che poi, se mi permetterà, ne parliamo anche per il Veneto, c'è anche qui da noi. Certo. E che si ritrova a dover fare il lockdown prorogato, direi quasi sine die, nel senso che ancora non si è ben capito quando si concluderà, in che mese si concluderà il lockdown inglese. Pensi solo che ieri, parlando con uno dei nostri grandi imprenditori del calzaturiero, mi diceva, guarda, c'erano tutte le sfilate programmate per la moda, e quindi per noi significa fatturato per il sistema del calzaturiero del Veneto, ma anche della moda del Veneto, e tutte le sfilate inglesi sono state azzerate. Tanto per dare un'immensione dell'impatto di sta roba. E per cui, guardi, noi come governatori domenica sera abbiamo detto evitiamo le leggende metropolitane, c'è l'Istituto Superiore della Sanità, che è dato è un consesso di grandi scienziati, di esperti, ci diano le indicazioni rispetto alle misure necessarie per evitare di mandare al collasso la sanità e quindi gli ospedali e di non creare danni tali per cui poi a recuperare ci si mette tanto tempo. E quindi puntualmente arrivano le zone, consideri che le zone esistono da ottobre per decreto, le famose zone gialla, arancione e rossa. Consideri che noi abbiamo sempre avuto la zona gialla, tranne il periodo natalizio, perché a livello nazionale si è deciso di fare quella pinata di zone rossa arancioni. Noi comunque abbiamo sempre avuto zona gialla, adesso ci è stata attribuita questa, penso, immagino, un paio di settimane, adesso non so come verrà rinnovato con il DPCM questo provvedimento. Ricordo anche che altre regioni
in altri periodi hanno avuto, penso a Lombardia, ha avuto 3 settimane in zona rossa e 2 settimane in zona gialla prima di Natale, così l'Emilia Romagna così con 3 settimane in zona arancione, e il Piemonte che ha avuto sia zona arancione che zona rossa, il Friuli che ha avuto zona arancione, e noi siamo rimasti di fatto l'unica isola felice, se così si può definire, rispetto alle classificazioni. Adesso siamo in 5 regioni italiane, Sicilia, Calabria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono in zona arancione. Ecco, Presidente, cosa è cambiato tra la prima e la seconda ondata? Ah, guardi, direttore, grazie innanzitutto per questa domanda, e così chiariamo una volta per tutte, io spero. Guardi, le faccio dei paralleli. Prima ondata avevamo ovviamente un virus che oggi non c'è più. Prima ondata avevamo quotidianamente circa 2.000 tamponi, parlo di marzo, oggi ne facciamo 60.000. Prima ondata avevamo totale assenza nelle prime settimane comunque di protocolli farmacologici, protocolli di cura che oggi abbiamo anche molto rinforzati. Nella prima ondata, come dicevo, non avevamo i medici di oggi, abbiamo assunto, pensi che abbiamo 1.200 medici in più. Lo staff della prima ondata è lo staff di oggi, e quindi i tecnici sono sempre gli stessi. Ovviamente è cambiata la mentalità delle persone, perché siamo passati da un virus che era un incubo e tutti avevamo paura di morire a un virus che oggi è diventato un po', fra virgolette, me lo lasci dire, anche un po' troppo familiare, e quindi c'è meno anche paura, e quindi si è un po' abbassata la guardia. E poi infine, ricordiamolo, come le dicevo prima, il virus di marzo oggi non c'è più. Cos'è accaduto? Noi abbiamo fatto fare la sequenziazione dei virus. Che cos'è la sequenziazione? La carta d'identità, per capire con chi abbiamo a che fare. Cioè guardiamo il genoma, vediamo il codice genetico, definiamola così. A marzo avevamo un tipo di virus che oggi non c'è più. Poi quest'estate abbiamo avuto un virus che è comparso quest'estate e è scomparso nell'estate, ed è il virus, ad esempio, lei se lo ricorderà, dei casi delle caserme, caserma Serena. Certo. Un immigrato doveva fare un piccolo intervento chirurgico, abbiamo scoperto che quell'immigrato era positivo asintomatico, siamo andati alla caserma Serena e abbiamo trovato 356 asintomatici positivi. Quel virus dell'estate dava positività ma senza sintomi. E poi arriviamo ad oggi, e qui inizia il problema. Oggi abbiamo in Veneto 8 mutazioni, quindi non c'è più il virus di marzo, e abbiamo 8 mutazioni, quindi abbiamo 8 nuovi virus, definiamolo così, è sbagliato, sono 8 nuove mutazioni. Di queste 8 mutazioni, una è quella inglese, siamo stati praticamente i primi in Italia a accorgerci che abbiamo il virus inglese. Ricordo che il virus inglese, in Inghilterra, sa come se ne sono accorti? Se ne sono accorti perché, nonostante le restrizioni, vedevano che una zona della Gran Bretagna, certo, ovvero il Kent, cresceva invece che ridurre i contagi. Pensavano che i cittadini del Kent non fossero rispettosi delle regole. Poi alla fine si sono accorti invece che questa variante inglese era nel Kent e era molto più contagiosa. Cioè dagli stessi sintomi delle altre varianti, ma è molto più contagiosa. Vuol dire che si diffonde molto di più. E quindi se il sintomo è ti verrà la bronchite, crea molte più bronchiti perché colpisce molte più persone. Oltre alla variante inglese, in Veneto delle 8 abbiamo anche 2 varianti che sono solo venete. Cioè abbiamo 2 virus, 2 mutazioni che sono solo venete. In Italia non si trovano. E poi altre 5 che sono invece diffuse a livello nazionale. Lei capisce che quindi il peso di queste varianti, l'inglese in particolar modo e le 2 venete delle quali ancora non sappiamo nulla, sono quelle che poi hanno fatto la differenza. Questa è la vera storia. Il resto sono solo chiacchiere. Qua non si tratta di accampare scuse, perché se vediamo che abbiamo rafforzato tutta la macchina della sanità, ad esempio le terapie intensive, siamo passati da 464 terapie intensive a 1000 terapie intensive. Diciamolo fino in fondo, che i malati che abbiamo oggi in ospedale, se li avessimo avuti a febbraio 2020, con la prima ondata, non saremmo stati in grado di prenderli in cura tutti. Quindi siamo anche una sanità molto più performante, come le dicevo. Però il virus è cambiato, è cambiato l'atteggiamento delle persone, ma soprattutto è cambiato il virus.
del Partito Democratico in Consiglio regionale le rimprovera di aver sostenuto la fascia gialla a lungo, di non aver deciso di entrare in zona rossa, cosa che adesso si chiede da più parti, in particolare appunto l'opposizione chiede che si esca, diciamo, dall'aperturismo e si vada invece con misure molto più restrittive. Lei ha sempre detto: io do fiducia ai cittadini, spero nel loro senso di responsabilità, però appunto secondo coloro che ritengono che si debbano adottare misure molto più rigorose, questo non è bastato, e anzi i cittadini in qualche modo avrebbero disatteso gli appelli ad essere attenti, a proteggersi. Ma guardi, direttore, io rispetto le idee di tutti. Dopodiché non sono convinto e non posso accettare che si pensi che la colorazione della zona gialla derivi da accordi o altre menate del genere. Sarebbe delinquenziale pensare a questo. Dico anche al Partito Democratico, ma lo dico veramente in serenità e con il massimo rispetto, che c'è un decreto del loro governo che prevede l'istituzione delle zone con i parametri. Quindi in base ai parametri va in zona gialla oppure no. O va in zona arancione o no, o va in zona rossa. Non mi sembra corretto che una regione decida politicamente un colore, quando abbiamo delegato l'Istituto Superiore della Sanità a decidere le colorazioni. Se non si dica che il governo ha sbagliato le classificazioni, allora questa è un'altra storia. Prendo atto che il PD vuole la zona rossa e quindi vuol chiudere tutto, ma non lo fa su una base scientifica, perché noi, sia il nostro servizio del Dipartimento di Prevenzione che l'Istituto Superiore della Sanità, non ci dà la zona rossa, e quindi parlino con il loro governo e si facciano spiegare perché non ci danno la zona rossa. Se volessi dirla fino in fondo, vorrei anche spiegare che grazie al grande sacrificio di quegli angeli che sono i nostri uomini e donne della sanità, noi in questo momento prendiamo in carico tutti i pazienti. Lei si ricorderà che all'inizio sempre quella politica della quale lei prima ha fatto accenno, sì, sempre quella politica ha tentato di dire che il Veneto aveva i camion che portavano via le bare. Poi è venuta un'ispezione ministeriale del loro governo e ha detto che non è vero nulla. Ha detto che non è vero nulla. Addirittura il prefetto è intervenuto dicendo: ma di cosa state parlando? Perché non c'è, la storia non era quella. Hanno detto che ovviamente il tema del Veneto era un tema di Veneto come Bergamo. Io voglio solo dire che abbiamo 3.400 pazienti in questo momento, 380 questo bollettino di oggi, sì, sono in terapia intensiva dei 3.400, sono tutti presi in carico, sono tutti curati. E oltre a questi 3.400 pazienti ne abbiamo oltre 7.000 non Covid. E a differenza di marzo non abbiamo chiuso tutte le prestazioni che non sono Covid, ma abbiamo continuato, tant'è vero che abbiamo chiuso il 2020 con il record dei trapianti. Curiamo gli oncologici, abbiamo aperto le neonatologie, le sale operatorie non sono chiuse. Ovvio è che più aumentano i pazienti, più si dovranno ridurre altre attività. Ma in questo momento tutti sono presi in carico. Quindi a me spiace cosa? Spiace che si sia voluto far passare, ma ormai si è capito che erano una montagna di balle, che il Veneto era come Bergamo, che lasciava a piedi i pazienti, che non li prendeva in carico in ospedale. Non è vero, non è vero. Lei può confermare giornalisticamente che non è che abbia notizie di persone che dicono che non sono state ricoverate. Si voleva far passare l'idea delle bare, penso che questa la dica lunga anche sulla serietà di una certa politica in Veneto. Perché sa, davanti a una tragedia come questa, dove sono morti ormai 7.300 persone in Veneto, io penso che ci voglia quantomeno rispetto, non per Luca Zaia, ma per i 60.000 uomini e donne della sanità che stanno lavorando, per i tecnici della mia squadra, che sono tutti medici, ingegneri gestionali, che stanno programmando la sanità, questa sanità, fanno le scelte di sanità pubblica, e che non fa la politica, le fanno i tecnici. Quando si dice, si ha il coraggio di andare a dire in giro che sono stati taroccati i numeri delle terapie intensive, ma guardate che non le faccio io i piani delle terapie intensive, le fanno delle persone che sono delle persone per bene e professionisti che lavorano nella sanità del Veneto. Quindi evitiamo queste robe.
Presidente, lei ha detto più volte, anche recentemente, va bene, se volete chiudere o chiudere tutto, però i ristori vanno dati e vanno erogati al più presto e in base ai fatturati che tutti coloro che hanno adesso l'attività chiusa avevano avuto l'anno scorso. Pensa che questi ristori prima o poi arriveranno, perché finora, insomma, diciamo, ne sono non pervenuti in modo molto così rilevante. Guardi, direttore, io penso che sia fondamentale. Stiamo parlando del Veneto, che lascia ogni anno a terra a Roma circa 15 miliardi di euro, cioè sono quota parte delle nostre tasse che restano a Roma e non se ne tornano più in Veneto. Per questo noi abbiamo parlato di autonomia, portiamo avanti il progetto di autonomia. Anche qui un inciso, se poi mi fa dire qualcosa sull'autonomia, certo, ci terrei magari. Certamente. Durante questa intervista. Certamente. Ecco, allora io dico, alla luce del fatto che siamo una regione che ha un residuo fiscale e quindi lascia soldi a Roma, nel momento in cui c'è una difficoltà è giusto che Roma si ricordi dei suoi, diciamo, territori che hanno sempre dato tanto, perché la pandemia non è che ce l'abbiamo tutti gli anni, ce l'abbiamo storicamente adesso, è un momento di difficoltà, è un momento di difficoltà per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, per carità, però è pur vero che se c'è una zona arancione io ho chiesto che ci siano i ristori e su quelli non si transige. Leggo dichiarazioni di qualcuno che rappresenta il governo più o meno in questo territorio che dice i ristori adesso saranno messi in discussione perché c'è la crisi di governo. No, scusate, ma non c'è mica la crisi delle tasse, c'è solo quella del governo allora. Invece i ristori devono essere dati ai nostri cittadini, è fondamentale. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma Zaia cosa fa per i cittadini? Io non applico le tasse. Questa è una regione felice dove da quando ci sono io, cioè 10 anni, io non prelevo, mi dico io perché ho fatto io questa scelta, siccome sono stato criticato, non preleviamo dalle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno, 1.179 milioni. Allora, a differenza dei miei colleghi delle altre regioni, è come se io quest'anno mettessi 1.179 milioni sul mercato. Allora, io penso che questo sia giusto da dire e guardi, sfido chiunque a venire in trasmissione da lei a dire che questo non è vero. Siamo l'unica regione in Italia che ha deciso di non applicare tasse regionali, però è giusto che lo Stato riconosca questi eccezionali imprenditori. E parlo dei bar, parlo dei ristoranti, parlo delle palestre, parlo delle discoteche, parlo di tutte le attività commerciali e imprenditoriali che comunque hanno danno dal coronavirus, in particolar modo danno dalle misure, perché quando tu fai una zona arancione, è vero che il bar e il ristorante è chiuso, che la pagano dura questa e salata questa partita, però è altrettanto vero che i negozi che hanno chiuso i confini comunali avranno meno afflusso di persone. E quindi in questo contesto vanno aiutati i nostri imprenditori. Guardi che chi è chiuso, penso al bar, al ristorante della situazione, alla palestra, stanno facendo un sacrificio in nome e per conto di un bene comune, che è quello della salute dei cittadini. Lo dico a tutti quelli magari che sono a casa tranquilli con lo smart working, che hanno lo stipendio garantito, e non è una colpa, e non è una colpa, e che magari tra questi c'è qualcuno che dice dovete chiudere tutto, dovete fare il lockdown. Questo paese, e io condivido questo, ha deciso, il governo ha deciso assieme ai governatori di non fare il lockdown, di affrontare il sistema con le zone. E quindi quando si invocano, tipo lei prima diceva il PD invoca la zona rossa che è di fatto un lockdown, ma si pensi anche sicuramente alla sanità, si pensi sicuramente alle difficoltà, ma si pensi anche a chi deve portare a casa la pagnotta. Allora non è che qua si fa morire le persone per la pagnotta, dico semplicemente che per dirimere questa questione la dobbiamo delegare all'Istituto Superiore della Sanità, che se ci dice che è zona rossa, si fa zona rossa, se ci dice zona gialla, si fa zona gialla, e finiamola con andare a raccontare ai veneti che tutto quello che non funziona è colpa nostra. Del resto, guardi, non mi voglio arrabbiare, ma ste bocche che parlano oggi sono le stesse che a marzo, a febbraio, a maggio, aprile dicevano che facevamo danni. Allora, prima eravamo bravi, ma loro dicevano che facevamo danni. Adesso dicono che facciamo danni e dicono gli stessi che prima eravamo bravi. Sembra un bisticcio di parole, ma ha un senso. Oggi uno dei tanti virologi
in campo ha parlato di positivi da Covid panettone, nel senso che risulterebbe effettivamente che molti dei positivi che vengono ritrovati oggi, vengono individuati oggi, hanno partecipato a cenoni di Natale, alle feste di Capodanno, e qui in Veneto è stato denunciato un fatto gravissimo, cioè che decine, forse centinaia di persone positive in quarantena sono uscite di casa e altre hanno dato dei numeri falsi per non essere rintracciati. Non è possibile in qualche modo dare un'esemplare sanzione a qualcuno di questi, perché sia appunto da deterrente per coloro che intendano andare avanti in questa direzione, perché è di una gravità enorme, cioè come se ci fossero dei killer in circolazione, armati e pronti a sparare. Sì, guardi direttore, lei come sa, io non sono mai stato per lo stato di polizia, ho sempre avuto fiducia nei veneti e devo dire anche che la stragrande maggioranza dei veneti, se non la quasi totalità, si comporta bene. Non mi sento di dire che siamo davanti a un popolo di lazzaroni, di delinquenti, di irresponsabili, no. E tanto è vero che molti veneti magari segnalano dei disguidi. Dopodiché, chi esce di casa da positivo, e abbiamo avuto dei casi purtroppo, chi non rispetta la quarantena fiduciaria perché è a contatto stretto di un positivo e pur essendo negativo deve restare in casa, e mettere a pentaglio la sua vita e quella degli altri, questo è un atto delinquenziale. E questo vuol dire non avere senso civico. E io dico anche che effettivamente lo spirito è cambiato, lo spirito, ma non solo in Veneto, a livello nazionale, senza generalizzare, però è pur vero che lo spirito di marzo, quando avevamo tutti paura del virus, quando pensavamo tutti che saremmo morti, e quindi ci mettevamo sui terrazzini a mezzogiorno, ve lo ricordate, no? A cantare, andrà tutto bene, ed era una sorta di lavoro di comunità. Oggi per alcuni il virus è un problema degli ospedali, perché poi se tu guardi le strade, vedo le macchine in strada, vedo i centri commerciali pieni, vedo che la vita continua come ogni giorno, il mio amico ha avuto il Covid, ha fatto 2 giorni di febbre e quindi l'influenza, però ragazzi, noi abbiamo 3.400 pazienti. E ha ragione quello, non so chi sia questo virologo, ma è il virologo che dice il Covid da panettone. Noi abbiamo tutte le curve dei contagi. Lei sa che più o meno nel momento in cui ti contagi, se diventi sintomatico, lo diventi in un range che va dai 5 ai 10 giorni dall'avvenuto contatto con il contagiato. E beh, se noi guardiamo gli accessi e i contagiati del periodo riferito a 10 giorni prima, che sarebbe il Natale, si vede che lì è accaduto qualcosa che ha fatto passare la guardia. Si vede e si capisce che la restrizione è stata un po' più blanda. Dopodiché, cittadini, io dico questo, guardi, io ringrazio perché scrivete sempre Zaia su sì mascherine, no assembramenti. Non è che possiamo ragionare perché zona gialla vado a riempire il centro commerciale perché tanto la legge me lo permette. Non è che porto la mascherina perché se non la porto mi prendo la multa. Dobbiamo capire che questo è un lavoro di squadra che dobbiamo fare, dobbiamo evitare gli assembramenti, cioè le persone muoiono in ospedale intubate, allora è inutile piangere dopo, perché comunque in alcuni casi accade che la storia del contagio ci riporta sempre a un assembramento, a una cena. Perché lo dico? Perché poi si ritrovano tutti i commensali positivi, magari di quel caso dove c'è stato anche magari un deceduto o una deceduta. Lei capisce, quindi bisogna che entriamo nell'ottica che non dovremmo fare tanti sacrifici, ma sarebbe sufficiente che se noi portassimo bene la mascherina, non andassimo solo se serve in mezzo ad altre persone, solo se serve. Devo andare a fare la spesa? Sì, ci vado, ma è inutile che mi vado a fare la maschera nei centri commerciali perché non so dove andare. Ecco, se noi osservassimo queste due regole, non staremmo più a parlare di zone rosse, arancioni, di lockdown e altre robe. Mi creda? Perché queste sono restrizioni che entrano in campo perché i dati epidemiologici sanitari sono preoccupanti. E perché sono preoccupanti? Perché non abbiamo rispettato le regole. Intanto è partita l'operazione vaccini e il Veneto sta procedendo in testa al numero dei vaccini già somministrati. Cosa possiamo prevedere? Presidente, lei ne ha parlato in questi giorni durante la conferenza
un punto stampa che ricordo oggi non c'è stato, proprio sui tempi, no? Si è partiti dal personale sociosanitario, dai medici, poi adesso si partirà con gli ultra ottantenni, c'è anche un vaccino italiano che si aggiunge agli altri, l'AIFA e l'EMA hanno dato il via libera ad altri vaccini, appunto, per cui la situazione appare buona da questo punto di vista, però i tempi quali sono? Quanti veneti potranno essere vaccinati secondo lei in questi quattro scaglioni che arrivano, che sono partiti a gennaio ed arriveranno, mi pare, a giugno-settembre? Ah, guardi, direttore, la ringrazio per questa domanda. Partirei da un principio: ancora una volta la sanità del Veneto è in prima fila, siamo i primi in Italia per vaccinazioni, una macchina che funziona, una macchina del servizio della prevenzione, e quindi dottoressa Russo, e ovviamente con tutti gli uomini e donne della sanità, è una macchina che conferma ancora una volta che sanità c'è, ed è esattamente la sanità che riesce a prendere in carico 3.400 pazienti Covid che in altre situazioni in giro per l'Italia, in altre situazioni, insomma, qualche problema creerebbe. Allora, noi stiamo vaccinando bene perché siamo nell'ordine di 7-8.000 vaccini al giorno, ovviamente tutti quelli che ci danno, perché potremmo vaccinare anche di più. Le categorie indicate sono i sanitari, sono 60.000 dipendenti della sanità, dei 68 ospedali del Veneto, poi i dipendenti delle RSA sono 30.000, delle case di riposo, e gli ospiti della RSA sono altri 30.000. Quindi sostanzialmente abbiamo 120.000 persone che verranno vaccinate per prime. Su questo non si discute. Quali saranno i tempi? Questa prima categoria, se ci continueranno a dare 38-40.000 vaccini a settimana, considerate che dobbiamo fare le due vaccinazioni, quindi 120.000 per due fa 240.000 iniezioni, noi consideriamo per il 25-30 di gennaio di aver chiuso questa partita. E poi si va verso le categorie essenziali e poi le vaccinazioni di massa. Ovviamente noi, per vaccinazioni che facciamo da febbraio in poi, la priorità sarà anche quella dell'età, cioè cercare di mettere in sicurezza gli over 80 prima, poi gli over 70 e giù a scalare finché ci sono vaccini. Quali sono i vaccini sul mercato? Abbiamo Pfizer, che è un vaccino che ha delle difficoltà gestionali perché è un vaccino che viene conservato a meno 80. Vi ricordo che noi in via prudenziale abbiamo comprato anche tutti i freezer, quindi noi siamo assolutamente in grado di gestire questo vaccino. Poi viene riscaldato, come si dice, viene portato a temperatura da frigorifero, 0,4 gradi, e viene iniettato. A 0,4 gradi dura 4 giorni, quindi bisogna veramente gestire bene perché non ci sia spreco di vaccino. Poi abbiamo un altro vaccino che è stato autorizzato, che è Moderna, ma si può somministrare, si conserva, a 0,4 gradi centigradi. Ecco, Moderna è appena stato autorizzato, ma non ne avremo di grandi quantità, perché le grandi quantità arriveranno, si dice che arriveranno 100.000 vaccini a gennaio e forse 600.000 vaccini per tutta Italia a febbraio. Poi sta facendo capolino AstraZeneca, anche Moderna ha due vaccinazioni, al richiamo. Poi c'è AstraZeneca, che è un'iniezione unica, è il vaccino italiano con Oxford. Se verrà autorizzato, gli sembra che ce ne siano fiumi di vaccini. E quindi si apre uno scenario importante per una vaccinazione di massa. Infine voglio ricordare che a livello internazionale, lo dico a quelli che dicono ma i cinesi non hanno più il virus, l'hanno gestita bene. Sì, i cinesi hanno vaccinato. I cinesi hanno iniziato, io immagino che già a fine primavera, inizio estate, hanno iniziato a vaccinare. Con i loro vaccini non sono andati solo in Cina, ma hanno vaccinato anche la zona degli Emirati Arabi, hanno vaccinato Africa, paesi africani, e hanno vaccinato anche a paesi sudamericani. No, lo dico perché se qualcuno si fosse distratto, ricordo che la vaccinazione è dirimente, cioè la vaccinazione cambia il corso di questa storia. Dopo c'è lo Sputnik, che è un altro vaccino che è russo, anche i russi hanno vaccinato e stanno vaccinando, e poi ci sarà una miriade di altre realtà che arriveranno sul mercato, perché poi questo vaccino verrà
interpretato come un vaccino stagionale influenzale che tu ti farai. Questo è lo scenario. Noi, guardi, siamo pronti a qualsiasi quantità di vaccini. Vogliamo coinvolgere, consideri che lunedì prossimo, quindi fra due giorni, ci sarà l'assessore Lanzarin con il dottor Flor e gli altri tecnici della sanità che incontreranno ovviamente i medici di base, e vogliamo coinvolgere i medici di base e anche altre categorie per le vaccinazioni. Insomma, loro fanno parte della squadra della sanità del Veneto, hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, è giusto che se lo continuino ad avere. Ovviamente non in questa fase di Pfizer, che prevede un vaccino a meno 80, vabbè, poi 4 giorni a temperatura frigorifero, ma per le categorie attuali riusciamo a gestirlo noi. Ma poi quando si va ovviamente ai cittadini, eccetera, l'importante è avere i medici di base al nostro fianco, avere altre categorie vaccinali, insomma, tutta una squadra che fanno vaccini. Ultima cosa che le dico sui vaccini, anche qui l'opposizione mi ha avuto da ridire, mi hanno preso in giro perché Zaia compra le siringhe quando invece il governo manda il vaccino con le siringhe. Sì, sì, sono arrivate le siringhe, non lo so, non discuto di questo. Ma è roba da persone prudenti comprare siringhe. Noi abbiamo comprato 1 milione di siringhe e le posso garantire che c'è più di qualche regione che ci ha chiesto qualche siringa. Io non so per quale motivo, ma intanto noi ce le abbiamo, 1 milione di siringhe ce le abbiamo. E non vanno a male, le utilizziamo comunque. Obbligatorietà della vaccinazione, passaporto sanitario. Ieri tra l'altro Vincenzo De Luca probabilmente ha seguito la sua indicazione, ha fatto vedere un facsimile di passaporto, di card sanitaria. Però la domanda che volevo farle è questa, Presidente. Non crede che sarebbe giusto per coloro che non intendono vaccinarsi obbligare appunto chi poi si ammala, non essendosi vaccinato, a curarsi a sue spese? Ma guardi, siamo in un paese, in un mondo dove il politically correct e tutte altri principi, quali le libertà personali, sono inviolabili, no? Per cui io penso che si debba abbandonare l'idea dell'obbligatorietà. La vaccinazione è volontaria, i volontari che si faranno la vaccinazione metteranno anche in sicurezza coloro che per diversi motivi non si vogliono vaccinare o non possono vaccinarsi. E quindi nel momento in cui io mi farò il vaccino, lei si farà il vaccino, ce lo facciamo non solo per noi stessi, ma anche per quelli che vogliono non farsi il vaccino o che hanno le loro teorie sul vaccino, e quindi saremo noi a contribuire al 65% dell'immunità di gregge, che per costituire l'immunità di gregge e fare in modo che il vaccino funzioni anche per chi non è vaccinato. Detto questo, io le dico che sono stato prima in Italia a parlare del passaporto sanitario, apriti cielo, perché solo pensare che un amministratore possa aprire il passaporto sanitario è già una privazione della libertà. Ma fate quello che volete, poi quando vi ritroverete, ed è accaduto, no? Che una compagnia aerea vi dice: io non ti faccio il biglietto se non sei vaccinato, starai a casa. Quando dovrai andare in un albergo, in una struttura ricettiva, e ti dice: guarda, da me voglio solo vaccinati, stai a casa. Quando devi spostarti per lavoro e magari l'azienda dove ci vai ti dice: guarda, io voglio solo, faccio andare solo vaccinati, vorrà dire che cambierai il lavoro. Cosa vuole che le dica? Non sono mie queste regole. Io però ho l'obbligo da amministratore di dire che siamo nelle condizioni di fare il passaporto, perché noi siamo, a differenza di molte regioni italiane, siamo stati la prima e tra le pochissime oggi ad avere l'anagrafe vaccinale. Quindi noi siamo in grado di fare il passaporto in maniera istantanea, non ci serve fare come De Luca che fa vedere il facsimile, perché noi lo facciamo, noi abbiamo l'anagrafe vaccinale, siamo in grado di certificare la storia delle vaccinazioni di ogni nostro cittadino, abbiamo 5 milioni di certificazioni se servono. Pur in presenza di tantissime vittime, i negazionisti continuano a sostenere le loro tesi. Lei ha capito cosa alberga, diciamo, nell'anima e nella testa di un negazionista? Cioè, per quale motivo questi negazionisti, che spesso si associano a terrapiattisti, a sostenitori delle scie chimiche, sono così irriducibili, sono così ostinati nel cercare di dimostrare che il vaccino non serve o che addirittura fa male? Ma guardi, direttore,
Partiamo da un presupposto, che io mi batterò fino alla fine affinché tutti possano esprimere le loro idee. Anche se sono idee contro le mie, vogliono protestare contro di me, ma figuriamoci. Penso che questo sia sale della democrazia. Dopodiché la tua libertà finisce dove inizia la mia. Cioè non è che la tua protesta può vincolare la libertà degli altri. Quindi dico, è giusto che ci siano le proteste, è giusto rispettare chi protesta, però è altrettanto vero che in democrazia ci sono delle regole e la prima regola è la buona educazione. Quindi tu non vai sotto casa di uno, come è accaduto da me, non vai a pubblicare video per dare informazioni private sulle persone, sulle proprie abitazioni, perché questo non c'entra nulla con una protesta civile. Quindi io penso che sia sacrosanto garantire a tutti di poter protestare, soprattutto in questo momento nel quale oggettivamente i problemi non sono pochi. Famiglie che non sbarcano lunario, persone che hanno perso lavoro, 65.000 posti di lavoro persi, e poi vedremo quando si sbloccherà la possibilità di licenziare, e tutta una serie di attività in difficoltà, le restrizioni, ma ci mancherebbe, non c'è nulla da sorridere e non c'è nulla di cui meravigliarsi, però ripeto sempre nell'alveo della correttezza. Dopodiché c'è tutto il tema negazionista, come lei giustamente dice. Il tema negazionista che si spinge, allora può essere che qualcuno, come si dice, possa anche portare avanti delle teorie personali più o meno fondate su aspetti più o meno scientifici. Poi c'è anche chi invece le porta avanti perché si è laureato all'università di Facebook e pensa di essere più bravo di un medico. Però lasciamo perdere questo. I social hanno dato la patente di premi Nobel a tutti. In un paese nel quale la diffamazione ormai non è più un reato, chiunque può dire qualsiasi roba. E allora puoi dire di tutto su Luigi Baccialli, su Luca Zaia. E sa, una volta il venticello della diffamazione si fermava al banco del bar. Adesso cioè tu clicchi e se io postassi un video lo vedono un milione di persone, ad esempio, nei miei portali. Quindi avrei, se io fossi un diffamatore, potrei utilizzare uno strumento che mi costa zero per raggiungere un milione di persone in tempo reale e dire che so cattiverie sulle persone. Io ci vedo tanto odio sociale, ci vedo tanta frustrazione in alcuni, e spesso c'è anche la ricerca dell'alibi. No, cioè le cose non vanno bene e allora devo trovare un responsabile. La verità è che dobbiamo fare un po' di lavoro di comunità, di capire che da questa vicenda ne veniamo fuori, non facendo come i capponi di Renzo. I capponi di Renzo si beccavano, no? Combattevano nella gabbia mentre li portavano al macello. Che senso ha che in Veneto ci siano veneti contro veneti quando il nostro nemico non è la regione del Veneto, ma il nostro nemico è Roma? È Roma che non ci dà l'autonomia, è Roma che comunque da anni ci impone delle scelte che noi magari non condividiamo, ma è Roma che noi dimostriamo già con la sanità che siamo in grado di gestirci le nostre cose. Guardi, non è un caso che questa regione si dà prima per vaccini. In un momento nel quale abbiamo gli ospedali pieni di Covid, con i sanitari impegnati, in un momento nel quale c'è difficoltà, ma siamo ancora primi per i vaccini. Però bisogna avere, visto che tanti parlano di orgoglio veneto, l'orgoglio veneto è anche rispetto veneto, e anche rispetto per i veneti, vanno rispettati, ma si inizia dai veneti a rispettare i veneti. Presidente, a proposito di mancanza di rispetto, io trovo davvero sconcertante che a 3 anni dal referendum del 22 ottobre 2017 dell'autonomia a Roma si parli pochissimo, anzi aumentano i bastoni tra le ruote, mi pare che sia addirittura stata stralciata tutta la legge quadro per quanto riguarda l'autonomia, quindi è come averla, diciamo, gettata alle ortiche. Questa battaglia non è finita, so che lei la vuole intraprendere, tornare a combattere anche su questo versante. Qualcuno dice ormai non c'è più niente da fare, lei come risponde? Ma cosa volete, che solo i pessimisti non fanno fortuna? Sono quelli che non fanno fortuna, cioè sono gli stessi che quando io iniziai con l'operazione del referendum dicevano che era impossibile fare un referendum sull'autonomia. Quando passò il referendum cominciarono a ragionare se dovevano andare a votare oppure no. C'è qualcuno che diceva che non bisogna andare a votare per l'autonomia perché era troppo poco, ma ve le ricordate le frasi? Era poco l'autonomia, ci voleva indipendenza. Io rispetto le idee di tutti, non ce l'ho con l'indipendenza, non ce l'ho con nessuno,
Però dico, bisogna anche essere seri, nel senso che questo è un percorso non facile, con un avversario che è Roma, non di poco conto, che ha potuto mettere radici solide del centralismo per decenni. E io, cari signori, sono in regione da 10 anni, penso una mia rivoluzione di averla fatta su molti fronti. Sono riuscito a portare questo Veneto a un referendum, sono riuscito a far aprire un tavolo nazionale sull'autonomia, siamo riusciti a introdurre nell'agenda di governo l'autonomia. Il Covid ci ha facciato le gambe poco, ma è certo, cioè non è un alibi, è sotto gli occhi di tutti. Se io tutti i giorni parlassi di autonomia, finirebbe che qualcuno, anche Veneto, mi direbbe: ma scusa, ma di Covid chi è che si occupa? La verità è che appena è finita sto incubo, noi non è che partiamo da meno un anno o meno 2 anni, noi abbiamo continuato a lavorare, il comitato scientifico è sempre andato avanti con la produzione di materiale e tutto, abbiamo presentato la bozza dell'accordo a Roma e Roma sa che noi siamo lì all'angolo ad aspettarli, non esiste che cediamo un millimetro sull'autonomia. Dopo, sa, è sempre pieno di gente che sa tutto, che sanno come si fa, ma stare a guardare la partita sulla tribuna dello stadio sono capaci tutti. A bordo campo ci sono io, fra 4 anni, quando non ci sarò più, prenderanno e andranno a dimostrare quanto bravi sono. Insomma, abbiamo avuto le elezioni, non mi sembra che quelli che sapevano tutto, non mi sembra che abbiano preso tanti voti, anzi non ne hanno proprio presi. Quindi i veneti hanno dato un mandato a me, io sempre con correttezza e onestà lo porto avanti. Poi può piacere o non piacere come governiamo noi. Guardate, in democrazia ogni 5 anni si fanno le elezioni in regione. Per 3 volte hanno premiato noi i veneti e io non voglio tradire la fiducia che i veneti ci hanno dato. E quindi io mi batto tutti i giorni per il Veneto. Però me lo lasci dire, trovo anacronistico che diciamo gruppi che si definiscono anche politici che amano il Veneto non abbiano una dichiarazione contro Roma e ce l'hanno tutte contro Venezia. Mi sembra abbastanza strana sta roba, no? Certo, paradossale. Senta, lei ha sempre parlato del clima di collaborazione che ha accomunato governo e regioni per quanto riguarda la gestione della sanità in fase Covid. Certamente però i presidenti, lei per primo, hanno dimostrato in molte circostanze di puntare i piedi e di scegliere autonomamente. Per esempio mi riferisco alla decisione di spostare l'apertura delle scuole superiori al 1° febbraio rispetto a quanto chiesto dal governo. Oltretutto oggi l'11 dovevano riaprire altre scuole in altre regioni, ma 14 regioni hanno detto che sarebbe troppo presto. Queste decisioni possono essere considerati degli strappi rispetto all'esecutivo oppure no, Presidente? Senta, io mi ritengo l'amministratore delegato del Veneto, difendo i veneti e la loro salute. Allora, ho detto non si aprono le scuole fino al 1° febbraio. Non è un problema di trasporti, siamo organizzati. Chiedetelo ai prefetti, così finisce questa storia che lo si fa per i trasporti. Ma è un tema epidemiologico. Quando il professor Ricciardi dice a livello nazionale: attenzione, chiudete, tenete chiuse le scuole. Quando lo dice il professor Burioni, quando me lo dice personalmente il professor Palù, che non è il presidente del Circolo della Scopa, il professor Palù è uno dei più grandi virologi internazionali, è stato presidente dei virologi europei, fondatore della Società di Virologia Italiana, docente a livello internazionale, mi dice: tenete chiuse le scuole perché c'è un problema sanitario e rischiate di far infettare tutti questi ragazzi e le loro famiglie. Io chiuso, apriti cielo, perché sa, i veneti hanno l'anello al naso e magari sono della Lega o di centrodestra, quindi è gente che non gli frega niente dei libri. Guardi, sono andato alle superiori, mi sono laureato in corso, ho letto, ho studiato, per cui nessuno venga a fare tante lezioni, no? Finiamola questa storia che solo quelli di sinistra pensano e tutti gli altri sono dei deficienti. Cioè non funziona così il mondo. Io ho tantissimi amici di sinistra che sono rispettosi delle idee di altri, ma alcuni insomma vedo che ha sempre questa storia. Io penso che sia fondamentale il rispetto. Allora, io sbagliavo tutto. Bene, oggi qual è la situazione, direttore? L'ha detta lei. Praticamente tutta l'Italia sta chiudendo le scuole. Questa è la vera situazione. E guardi che chiudere le scuole è un fallimento. Glielo dice uno che ha fatto per primo l'ordinanza. Cioè, ma secondo voi, lo dico ai veneti,
Io mi sono candidato per stare qui tutti i giorni a parlare di bollettini di terapie intensive, di ricoverati in area non critica, purtroppo di decessi, per chiudere, fare ordinanze per chiudere attività, per chiudere scuole. Ma secondo voi ci divertiamo? Perché è ora di finirla questa storia. Allora la scuola, chiuderla, è un fallimento, la scuola deve essere in presenza. Ma cosa possiamo farci nel momento in cui ci viene detto mettete a repentaglio la vita di questi ragazzi e delle loro famiglie e dei loro nonni che hanno a casa? Bisogna intervenire. E quindi io chiedo veramente ai ragazzi di avere comprensione per questo, perché poi il duro contro lo pagano i ragazzi, la scuola è socialità, insomma, mi mettono i loro panni, sono stato anch'io adolescente, ai superiori piuttosto stare a casa con i genitori, stai bene a scuola, stai bene con i tuoi amici. Funziona così. Io spero il 1° febbraio di poterle riaprire. Diamo un messaggio positivo. In questi 4 giorni, direttore, le curve del Veneto si sono piegate verso il basso. Se continuerà così, incrocio 2 dita, vorrà dire che abbiamo iniziato una discesa. Le terapie intensive si vede già, nell'area non critica si vede già. Adesso chiedo solo ai veneti di portare la mascherina e di evitare tassativamente di andare in mezzo alla gente se non serve. Cioè non andiamo a fare la passeggiata al centro commerciale perché comunque il DPCM me lo permette. Se non ti serve qualche bene di prima necessità, evita. Qualche collega ha detto evitate di uscire di casa. Se il significato è questo, evitate di uscire di casa, se non per necessità. Poi la zona arancione, spieghiamola fino in fondo, perché forse andrebbe spiegata. La zona arancione permette veramente di fare un sacco di attività e quindi bisogna stare attenti, perché permette di andare fuori del confine comunale per ragioni di salute, per lavoro, per ragioni di necessità. O per fare la spesa alimentare se non c'è nel tuo comune. Ma dice anche che se il tuo comune è un piccolo comune, puoi spostarti da quel comune in un raggio di 30 km. Vuol dire che uno gira indisturbatamente a cavallo anche di province o gira all'interno della sua provincia. Sono chiusi i bar e i ristoranti e ovviamente sono chiusi i centri commerciali nei festivi e prefestivi. Però lei capisce che in questo contesto, se uno guarda solo quello che può fare sulla carta, dice bene, durante la settimana posso andare in centri commerciali, posso andare a 30 km da casa, eccetera, e quindi ho sentito che c'è una piazza bella da visitare, andiamo tutti in piazza. Cerchiamo di metterci un po' di buon senso, perché se no ne veniamo più fuori. Pensiamo a chi è in ospedale e sta soffrendo in questo momento e a chi sta lavorando negli ospedali. È una società piuttosto cinica che si è incattivita ultimamente. Io ho sentito ieri l'altro per la strada in un capannello di persone qualcuno dire ma insomma tutto sto polverone in fondo poi il 90% dei morti ha più di 80 anni. Ma guardi, io penso che sia ignobile dire queste robe e anche pensarle. Non mi interessa se qualcuno si offende sentendomi parlare. Senta, questi ottantenni hanno vissuto la guerra mondiale. Sì. Questi ottantenni hanno fatto la valigia e molti sono andati all'estero. Questi ottantenni hanno patito la fame. Ormai qua non si parla più del termine fame, ma questi non hanno mangiato, non mangiavano. Questi ottantenni sono quelli che ci permettono oggi di avere questo Veneto così bello, così florido, così performante, che ci invidiano tutti. Questi ottantenni hanno scritto la storia del Veneto. Questi ottantenni sono veneti e vanno difesi fino in fondo. Guardi che io non mi diverto a vedere quei bilanci dei morti. E non è una tranquillità per noi pensare che sono ultra ottantenni. È vergognoso che ci sia qualcuno in giro che dice sì, ma tanto muore invece. Ma cos'è sta roba? Ma come siamo diventati? Cioè è vergognoso che accada questo. È come qualcuno che dice vabbè ma alla fin fine siamo quasi 5 milioni di abitanti, non sarà mica un problema perché sono 3.000 persone in ospedale. Ma di cosa stiamo parlando? Il problema sa qual è? Che a forza di continuare a martellare il popolo e questo accade a livello nazionale con sono tutti ladri, il consumismo e il fatto dell'individualismo eccetera, poi si colgono anche questi aspetti. Cioè guardi, stavamo meno quando avevamo di meno, forse varrebbe la pena di dire. Cioè una volta se finivi il sale suonavi il campanello del vicino di casa, oggi purtroppo non è più così, però dobbiamo tornare ad essere comunità forte,
che è esattamente quello che abbiamo sempre dimostrato. I Veneti sono un popolo particolare, è un popolo unico e per questo abbiamo fatto il tema dell'autonomia e per questo ci battiamo per difendere la vita di tutti i Veneti. Non esiste che si ragiona per classi di età. Ma dai, è vergognoso. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Presidente. Senta, parliamo dei medici, degli infermieri, di tutti coloro che lavorano in trincea e sono ovviamente a rischio. Spesso si parla di mancanza, di personale, si dice, ma insomma non basta richiamare i medici in pensione, bisognava programmare meglio a livello nazionale, così proprio la formazione di medici, che ovviamente anche come sappiamo molti sono laureati, sono specializzandi e dicono siamo qui, vogliamo poter entrare in corsia e lavorare, cosa che sta avvenendo in questa regione. Sì, guardi, le do solo un dato, perché poi quando si dice no, ma cosa è cambiato dalla prima fase? Prima fase avevamo 1200 medici in meno, visto che parliamo di medici. Prima fase avevamo 2000 tamponi al giorno, oggi ne facciamo 60.000. Prima fase non avevamo i protocolli di cura che oggi abbiamo. Prima fase avevamo un virus che oggi non c'è, ce n'è un altro oggi. C'è una mutazione, anzi ne abbiamo 8 di mutazioni. In questo contesto si scelgono anche ovviamente il tema del personale. Noi abbiamo fatto molte assunzioni e medici però non ce ne sono sul mercato. Allora qualcuno potrebbe dire, ma Zai ha appena detto che ne ha assunti 1.200. Sì, abbiamo assunto 1.200 medici che non sono specializzati in molti casi, perché sul mercato non ci sono medici titolati in base alla legge in tempo di pace a poter fare il medico in un ospedale, perché non basta essere laureati in medicina, bisogna aver fatto la scuola di specialità altri 5 anni e la scuola di specialità è accesso a numero chiuso, per cui tutta la programmazione di queste professioni è saltata in Italia. Non ci sono medici, sapete quanti medici mancano in Italia? 56.000. Vi ricordate quante volte ve l'ho detto? Vi ricordate quando 2 anni fa decisi d'estate di assumere 300 medici laureati ma non specializzati per metterli in pronto soccorso? Vi ricordate le polemiche che ho avuto, gli attacchi che ho avuto? Alla fine ho avuto ragione, perché adesso assumere i medici laureati è una roba normale. E anche lì siamo stati i primi. Allora, io penso che noi abbiamo fatto un sacco di assunzioni. Pensate solo che per il Covid questa regione ha già speso 200 milioni di euro. Pensate che nelle assunzioni, lo dico a quelli che magari vanno a fare poi le denunce, perché ormai il Covid è diventato fucina di denunce su tutto, pensate che noi abbiamo 4.000 operatori della sanità che hanno rinunciato all'assunzione in Veneto, perché magari hanno avuto altre occupazioni, o anche perché molti ci dicono che non vogliono lavorare con il Covid. Non sto parlando di medici, sto parlando in generale, qualche medico, infermieri, OSS, eccetera. Insomma, la partita della programmazione sanitaria è una partita che pesa moltissimo qui in Veneto, ma pesa a livello nazionale perché la programmazione non c'è stata. È colpa di tanti governi che hanno sottovalutato l'aspetto di rimpinguare la sanità di operatori. E poi le do un dato, direttore. Lei si ricorderà, o meglio, oggi noi facciamo la polemica sul fatto che bisogna avere più letti nella sanità. È indubbio, no? Si dice che bisogna avere ospedali molto più capienti, bisogna avere i famosi posti letto per abitante. Adesso noi ne abbiamo 3.000, 3 posti letto ogni 1.000 abitanti per legge, non è che decido io quanti posti letto avere. In Italia si debbono avere 3 letti ogni 1.000 abitanti. Lei si ricorda fino a prima del Covid qual era il pensiero nazionale anche di quelli che oggi fanno lezione? Che chi era virtuoso aveva pochi letti. Cioè, Esatto. capisce che quello che mi rompeva le palle, me lo lasci dire, 2 anni fa dicendo che dovete ridurre i posti letto perché è sbagliato avere letti, perché è uno spreco, oggi sono gli stessi che ci dicono che bisogna avere più letti. Sapete qual è la fortuna di sta gente? Che il popolo non ha memoria. Perché se il popolo avesse memoria, la partita sarebbe subito risolta.
Presidente, lei si è già espresso in maniera molto categorica sull'assalto dei trampiani al Capitol Hill, insomma, no? al congresso americano. Gli opinionisti hanno osservato anche che questa esasperazione di questa fascia del Midwest, che sono quelli ovviamente più duri e più, diciamo, più arrabbiati, sarebbe dipesa anche dalle chiusure dovute al Covid. Ricordiamo che Trump rimproverava Biden, he wants to close everything, cioè Biden vuole chiudere tutto, no? E quindi questa comunità di arrabbiati ha dato poi l'assalto al congresso. Crede che sia una lettura così in qualche modo pertinente, giusta? Ma scusi, non glielo so dire. Io penso una cosa, che intanto la violenza deve essere sempre come si può dire, condannata senza se e senza ma. Certo. Mi fa specie quando vedo osservatori che davanti a atti violenti cominciano a fare distinguo, primo. Quindi non c'è nessuna giustificazione. Secondo, devo dire che ho visto una protesta con gente tutta senza mascherine. Esatto. Cioè, che non è irrilevante, eh. Vuol dire che comunque o una vena negazionista o comunque una vena di responsabilità c'era. Dall'altro c'è una responsabilità oggettiva da parte di Trump, perché mentre c'erano le sommosse, fare tweet, fare dichiarazioni non di tranquillità ma diciamo di incitamento, non ha aiutato. Penso che il segnale sia bruttissimo, perché noi abbiamo sempre considerato e consideriamo gli Stati Uniti la culla della democrazia, e quello è un assalto alla democrazia, perché nel momento in cui tu vai a protestare in quella maniera perché non accetti il risultato elettorale, perché il succo del discorso è certo, questo. Certo. È inutile che ci giriamo tanto attorno. Certo, no? Certo. Perché se Biden non si fosse insediato, non stesse per insediarsi, nessuno sarebbe andato lì. Ecco, nel momento in cui tu non riconosci le elezioni, e tu le puoi non riconoscere, no? Ma fai i ricorsi in tribunale, fai tutte le tue robe, fai le dichiarazioni. Ma nel momento in cui vai lì per impedire l'insediamento, io penso che sia la fine della democrazia. E sa, questo segnale vedrà le ricadute che avrà a livello internazionale, perché chiunque, magari qualche mente anche un po' più predisposta, dice: bah, se gli Stati Uniti assaltano il Parlamento, perché non lo posso fare anch'io? Capisce che se questo è quello che ci aspetta nel futuro, non sarà un buon futuro. Dopodiché io non so se Biden volesse chiudere o voglia chiudere tutto. Penso che a livello sanitario, io ho visto le fosse comuni a New York, se me le avesse fatte vedere in video un anno fa avrei detto: ma che film è questo qua? Beh, a New York abbiamo visto scusi, in televisione le ruspe che gli escavatori, scusi, che facevano le fosse comuni, e vedevamo le bare accatastate e nelle fosse comuni a New York, non in un paese terzo mondiale durante una guerra, a New York, nella civilissima America. Per cui penso che questo segnale avrà una serie di ricadute, questa protesta violenta e inimmaginabile. E di certo penso che i repubblicani si sono sganciati da Trump, perché ho visto che su 150 solo 11 hanno votato a suo favore. Trump molto probabilmente darà vita per la prima volta in America a un terzo polo, no? Non ci saranno i democratici, i repubblicani e il resto del mondo. Dopodiché adesso si legge l'impeachment, perché effettivamente Trump era nella veste di presidente degli Stati Uniti mentre accadevano queste cose. Sì. Il che penso non pesi poco anche sulla vicenda dell'impeachment. Sì, è vero, è stato un messaggio devastante, anche potrebbe essere anche in qualche modo pericolosamente contagioso. Poi, Presidente, c'è anche un lato umano che secondo me è riprovevole, no? In America li chiamano i sore losers, che vuol dire perdente dolorante, uno che non sa perdere, uno che non accetta una sconfitta e che in maniera così infantile cavalca la rivolta, anzi la sollecita, è qualcosa di... Questo sì è spaventoso, perché comunque se non accetti le sconfitte nella vita, vuol dire che qualcosa che non funziona ce l'hai, prima roba. Tutti abbiamo subito le sconfitte, eh?
Io sono stato all'opposizione perché ho perso le elezioni in passato. Ho avuto qualche esame all'università che non ho passato il primo giro. Cioè, così funziona la vita, no? E le sconfitte sono tante nella vita. Però volevo dire una roba, che rispetto a questo, io penso che sia un altro aspetto che non è stato valutato, che comunque c'è un movimento sovranista, no? Populista, qualcuno dice. Io definirei più identitario, più nazionalista, definitelo come volete. Io penso che tutti abbiano il diritto di esporre le proprie tesi e portare avanti le proprie idee. Anche loro, no? Però nel momento in cui vai a fare una proposta come questa, dai l'alibi al mondo intero per dire che questa corrente di pensiero è una corrente sovversiva, violenta, eccetera. Quell'immagine che abbiamo visto, cioè qualcuno l'ha liquidato con delle battute, no? Abbiamo rivisto i Village People, oppure ho visto una battuta che fa anche riflettere. Un signore scrive: ricordatevi che questi c'hanno la bomba atomica. Cioè, se chi ha una bomba atomica è un popolo del genere, c'è anche il tema della qualità, no? Di quello che sta accadendo. Io penso che avrà un seguito questo voglio dire, avrà un seguito secondo me. Non c'è dubbio, tra l'altro Nancy Pelosi ha detto toglietegli la valigetta, no? Perché è un presidente instabile, quindi insomma si va adesso ad uno showdown finale Ne sicuramente. esce male comunque, Ah ne sì. esce Beh male. sì, con le ossa rotte direi, no? Sotto tutti i punti di vista. Senta Presidente, a proposito di momenti di tensione, ovviamente non possiamo non parlare di quanto sta accadendo all'interno del governo, tra i partiti. Renzi insiste nel essere una spina nel fianco, e più che una spina nel fianco nei confronti del presidente Conte. Si sta parlando della possibilità di un rimpasto, ma c'è chi dice a questo punto Renzi ritirerebbe le ministre, quindi ci sarebbe una crisi vera e propria. Non avendo la sfera di cristallo, cosa si può prevedere, dando per scontato che è difficile, almeno credo in questo momento sia facile dire che è difficile, la prospettiva di andare al voto in una fase come questa? Ma guardi, lei mi conosce e anche molto bene, cioè, a me non mi sono mai appassionato di questi temi, la politica, eccetera. Io sono un amministratore e fra l'altro sono concentrato sul Covid. Ci vedo solo una roba, ma da distante, molto da distante. Primo, che ormai la turbolenza in volo è diventata insostenibile perché l'aereo non cade. Nel senso che quando vedo ministri che fanno dichiarazioni come la Bellanova, pesanti contro il proprio, diciamo, Presidente del Consiglio, vuol dire che si è rotto anche il tema del rapporto fiduciario, no? Secondo aspetto, penso che comunque non andranno a casa perché Renzi ormai rappresenta un partito che ha un valore infinitesimale, cioè non c'è massa critica, quindi rischiano di restare a casa. E comunque tutto il Parlamento, se si torna al voto, sa che ci sarà anche una riduzione dei parlamentari, per cui molti non avrebbero più la garanzia di tornare. Quindi io la vedo così. A mio avviso, visti i toni, potrebbe non essere escluso che cada il governo e che si facciano un'alternativa di governo, ma non so dirle, magari con un nuovo Presidente del Consiglio, Conte trova un'altra maggioranza. Questo non glielo so dire. Ma pensare che questi compagni di viaggio continuino, la vedo dura. Presidente, tornando un po' alle sue spalle, c'è una bellissima foto delle Ah sì, grazie. Dolomiti, Veneto, The Land of Venice. Parliamo anche di quello che è stato fatto anche prima e durante questa fase Covid, insomma, grandi risultati dei Giochi Olimpici del 2026, adesso i mondiali a porte chiuse a Cortina nel 2021, appunto come era stato previsto, e poi le colline Val Dobbiadene riconosciute dal patrimonio dell'UNESCO. Insomma, tutto questo può resistere ai colpi di maglio del Covid, cioè il turismo purtroppo è in ginocchio, gli albergatori sono in gran parte chiusi, c'è una crisi, è una caduta proprio dei consumi, del PIL che è veramente drammatica. Si potrà riprendere la corsa, insomma, nonostante quello che è accaduto?
Ma guardi, il turismo ne esce massacrato perché dei 65.000 posti di lavoro che si sono persi in Veneto, si calcola che almeno 30-35.000 siano stati persi nel comparto turistico. Stiamo parlando della più grande industria in Veneto che vale 18 miliardi di fatturato, ridico, più grande industria in Veneto. Perché ogni tanto vedo qualche commento di qualcuno che pensa che parliamo di turismo perché è una roba così che ci piace. No, è la più grande industria in Veneto, 18 miliardi di fatturato. Dobbiamo ripartire e consideri che il turismo, soprattutto in Veneto, vive di internazionalizzazione. Consideri che il 66,6% dei nostri turisti sono stranieri. Cioè vuol dire che nel momento in cui tu chiudi il mondo, ti ritrovi, se ti va bene, il 34% solo di turisti nazionali, perché il 66% sono stranieri. Ma siccome si è chiusa anche l'Italia, il turismo è a zero. Basti guardare alla mia spalla, vedete Venezia, quella piazza San Marco, dove si vede un pezzo del Palazzo Ducale, e Venezia è desolante, cioè Venezia è spopolata. Venezia ormai è da 10 mesi che non vede più turisti, perché ricordo che io feci il 23 di febbraio l'ordinanza per la chiusura del carnevale, da lì si è iniziato con tutta un susseguirsi di restrizioni, di vieti, che porta a non avere più turismo internazionale. E basterebbe guardare i voli dell'aeroporto di Venezia, se qualcuno va sul sito dell'aeroporto, guarda le destinazioni garantite quotidianamente, vede che da decine e decine di destinazioni ormai la lista dei voli è una listina di poco conto, perché il mondo è chiuso. Noi dobbiamo ripartire, ma dobbiamo ripartire alla grande, siamo la regione più bella del mondo. Guarda, le mie spalle, lei vede Venezia, che è la città più bella del mondo, è la nostra capitale, diciamolo con orgoglio e con amore. Poi vedete le Dolomiti, grazie al sottoscritto, avranno le Olimpiadi nel 2026, le Olimpiadi. Non a garetta, le Olimpiadi, il mondo intero guarderà le nostre montagne venete e sono patrimonio dell'umanità. Avremo a febbraio i mondiali di sci che abbiamo portato a casa, anche lì un bel lavoro. Si ricorda quando io proposi quest'estate, in accordo anche col presidente, col dottor Alessandro Benetton, di procrastinarle di un anno, di farle al 2022. Ecco, devo dire che qualche operatore diceva che facevamo danno, che bisogna farle. Ecco, vede, se le avessimo fatte questi mondiali nel 2022, avremmo potuto invece dimostrare che avremmo fatto molto meglio, però niente, pazienza. E poi il patrimonio dell'umanità, vede le colline del Prosecco, delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, esattamente il titolo del sito UNESCO, che saranno visitate dal mondo intero. E poi altre realtà, che non c'è, il Veneto è stupendo, c'è Veneto, è una regione unica, insomma. Non, io spero veramente che si riparta con il turismo. Dovremo fare promozione, investimenti e soprattutto dobbiamo avere una risposta sul recovery fund, cioè 209 miliardi di euro, quota parte deve essere data alle imprese per creare occupazione, per far girare l'economia. Io spero che non sprechino sti soldi con le solite menate, con le solite acrobazie, per non fare poi economia, occupazione, consumi. Sì, perché appunto si parla di digitalizzazione, di ambiente, e si lasciano in braghe di tela le imprese, cioè il motore dell'economia del Veneto e non solo, no? Pensiamo anche a tutti gli artigiani, a tutti coloro che adesso sono in difficoltà, le partite IVA, ma le industrie che sono l'unico volano di occupazione possibile. Tra poco ci sarà il blocco, finirà il blocco dei licenziamenti e le imprese dovranno ovviamente far fronte a tantissimi problemi. Passa. Allora, la digitalizzazione è ovvio che è una cosa, un'iniziativa che deve essere portata avanti, ma non è prioritaria in un momento nel quale dobbiamo far ripartire l'occupazione immediatamente e far ripartire le imprese. Parallelamente porti avanti la digitalizzazione, ma il vero dogma deve essere investire nelle imprese, fare in modo che le imprese tornino a regime, perché ricordiamoci che finito il Covid, con le vaccinazioni, con quello che poi sarà la sua naturale evoluzione, il mondo ripartirà. Noi non possiamo ripartire in bicicletta se gli altri partono con la Ferrari, perché ci facciamo male.
Noi dobbiamo essere in prima fila per ripartire, perché le nostre imprese hanno voglia di ripartire, non hanno buttato la spugna. Però io penso che sia fondamentale che le risorse del Recovery Fund vadano in questa direzione, per creare imprese, dare soldi alle imprese e creare posti di lavoro. Assolutamente. Presidente, ci avviamo verso la chiusura. Non posso chiedere a un ex ministro dell'agricoltura, non posso non chiedere un parere su quello che sta vivendo l'agricoltura del Veneto, in particolare in una fase così drammatica. Ci sono ovviamente conseguenze anche sull'export dei prodotti. Come sta andando? Sta andando con non poche difficoltà, perché comunque anche qui l'internazionalizzazione pesa. Sul fronte dei vini ci stiamo difendendo, però lei capisce che è un mondo che non è il nostro, è un mondo nel quale c'è difficoltà a far tutto, l'agricoltura sta pagando anche lei un duro conto di tutto questo. Consideri che abbiamo, perché poi sì, sembra quasi che il problema non ci sia, abbiamo la Germania che fa 1000 morti al giorno. Abbiamo la Germania che ha restrizioni, che porta avanti, come dico spesso, porterà avanti anche sine die, non si capisce quando finiranno le restrizioni, il lockdown tedesco, e così, come dicevo, la Gran Bretagna, altro nostro grande mercato, perché cito questi due paesi, perché sono due grandi mercati del comparto agroalimentare. La Gran Bretagna che parla di un lockdown fino a oltre febbraio, con 58.000 casi positivi nuovi ogni giorno. In questo contesto l'agricoltura cerca di farsi spazio con non poche difficoltà e vive le difficoltà di tutte le altre imprese. Guardi, noi abbiamo solo una soluzione, che finisca sto incubo. Quando sarà finito sto incubo, abbiamo già le proiezioni del PIL che schizzerà verso l'alto, recupereremo. Abbiamo bisogno di avere un paese che sia aiutato da interventi strutturali, che non siano sprechi di soldi, ma si vada verso la direzione delle imprese e dei mercati. Presidente, grazie infinite. Zaia Guerriero, grazie a lei. Zaia Guerriero del Veneto, abbiamo titolato. Una cosa la do per certa, che lei non alzerà mai bandiera bianca e continuerà a combattere. No, questo no, direttore. Mi lasci solo fare un ultimo appello ai veneti che io considero eccezionali, i veneti che io porto sempre con orgoglio in tutti i tavoli nazionali e internazionali, al Veneto che io amo. E dico solo una cosa, che questa partita finirà, questo incubo finirà. La durata dell'incubo dipende tantissimo dal nostro comportamento. Se ci impegniamo portando la mascherina e evitando tassativamente di andare in mezzo alla gente se non serve, per estrema necessità, il tempo, la durata sarà ridotta al minimo. E dobbiamo fare un lavoro di squadra. I veneti sono sempre in prima fila, lo dobbiamo essere anche uscendo da questo Covid. Presidente, grazie molte, buon lavoro, grazie. Complimenti e a presto, arrivederci. Buon lavoro a voi, buonanotte a tutti. Arrivederci, buonanotte a tutti, ci vediamo ovviamente lunedì con Focus. Grazie, arrivederci.